Mentre esattamente in questi momenti stanno cercando in tutti i modi di incaprettare la vecchia signora in modo da non farla partecipare alle coppe europee il prossimo anno, qui all'Inter scoppia il caso Gagliardini. Caso Gagliardini, insomma, per modo di dire caso Gagliardini, non è che sia proprio un vero e proprio caso, però. Se ne è parlato abbastanza e ci sono svariate correnti di pensiero. Ci sono quelli come me che pensano che fondamentalmente Gagliardini sia un coglione, che abbia arrecato un danno grossissimo all'Inter e che soprattutto la colpa della sconfitta sia fondamentalmente sua. Ma di questo abbiamo parlato nel video precedente. C'è poi invece chi sostiene che sia eccessiva la gogna mediatica a cui è stato sottoposto questo povero ragazzo. Allora, mettiamo i puntini sulle i. Io sono il primo a condannare eventuali offese relative a familiari, eventuali auguri di morte, eventuali porcherie che si sentono purtroppo sui social dalla mattina alla sera. Però, ragazzi, un bel coglione, un bel vaffanculo e un bel inadatto, un bel indegno, cazzo, ci sta, ragazzi, ci sta e come, ci sta e come. Dai, santo Dio, ricordiamo, sarò anche retorico, sarò anche polemico, sarò anche ripetitivo, ma santa Madonna, questa gente guadagna quello che una persona normale guadagna in 50 vite. E dobbiamo anche preoccuparci se qualcuno gli dà del coglione, dobbiamo anche preoccuparci se qualcuno lo manda a fanculo, dobbiamo anche preoccuparci se qualcuno gli dice che è un indegno. Scusate, scusate, per cortesia, la gogna mediatica. Hai sbagliato, Gagliardini, hai sbagliato, basta, hai sbagliato e subisci le conseguenze. Prendi una botta di soldi anche per quello. Anche per quello sei un personaggio pubblico, sbagli e te la prendi nel culo. Fine, fine, è semplice il discorso, è semplice. Ricordiamoci sempre che c'è gente che per errori del genere perde il lavoro. Un medico se fa un errore del genere, non ovviamente prendere due cartellini gialli, se fa un errore grave nella sua professione, può far morire una persona, può concludere completamente la sua carriera, può andare nella merda. Tu, a te, cosa succede? Lo stipendio lo prendi lo stesso. Ti prenderai qualche vaffanculo, qualche coglione, qualche indegno, vabbè, cosa sarà mai? Cosa sarà mai? Non vittimizziamo i calciatori, per cortesia, perché è una cosa che veramente mi urta i nervi. Mi urta i nervi. Poi c'è una, scusate, seconda corrente di pensiero che sostiene ciò. Dicono: Inzaghi non doveva metterlo in campo. Inzaghi non doveva metterlo in campo, ragazzi. Noi dovevamo assolutamente fare turnover, ma assolutamente. Io capisco che stessimo giocando contro il Napoli, capisco che stessimo giocando coi campioni d'Italia, capisco l'importanza della partita, capisco tutto, ma noi dopodomani abbiamo una finale di Coppa Italia, ci giochiamo un trofeo. Quindi il turnover era indispensabile. Ma perché proprio Gagliardini? Ragazzi, Gagliardini noi lo paghiamo. Gagliardini lo paghiamo profumatamente. Che cacchio deve fare Gagliardini? Allenarsi e basta? Prendere 3-4 milioni all'anno per non fare un cazzo? Cioè, è questa la vostra idea? Non doveva farlo giocare? Porca puttana. Sbaglia, si prende le proprie responsabilità e si becca anche gli insulti. Non esiste, non doveva farlo giocare. Altri, invece, sostengono, e questi mi trovano parzialmente d'accordo, sostengono che Simone Inzaghi, dopo il primo giallo e dopo le due grazie o tre grazie ricevute dall'arbitro, avrebbe dovuto sostituirlo. Allora, da un certo lato do ragione a questa interpretazione, do ragione a questa idea. Però ricordiamoci anche questa cosa qua: quanta merda si è preso Simone Inzaghi in quel periodo in cui, vi ricordate, toglieva tutti appena venivano ammoniti? Quindi adesso lo critichiamo per il contrario? Insomma, dai,
Mi sembra un po' ipocrita, però effettivamente se Inzaghi ci avesse pensato, ha visto questo è completamente fuori di testa, questo sta facendo cazzate, togliamolo prima che sia troppo tardi. Purtroppo non è successo e a toglierlo ci ha pensato l'arbitro. Morale della favola, io comunque non sono d'accordo con gli estremismi, perché ho sentito gente dire che Gagliardini lo ha fatto apposta, Gagliardini ce l'ha con Inzaghi, quindi ha fatto apposta a farsi espellere per far perdere la partita all'IT. Io non lo so, può essere che sia anche vero, ma non lo voglio dire perché non lo so, io non so cosa succeda dentro quello spogliatoio, non so cosa succeda dentro quelle quattro mura quando questi parlano assieme. La realtà è che comunque Gagliardini ha fatto una cagata incredibile, una cagata pericolosissima e una cagata che veramente potrebbe arrecare un grossissimo danno alla squadra per cui tifiamo. Dopo potete dire tutto quello che volete, è colpa di Inzaghi perché ne ha perse 12 con questa, è colpa di quell'altro, è colpa di quell'altro ancora, non abbiamo riserve, sì, ok. Ma in questo caso specifico ci troviamo di fronte a un calciatore che è entrato in campo praticamente per farsi espellere. Che lo abbia fatto apposta, che non lo abbia fatto apposta, questo io non lo so. So solo che è un indegno, perché non ci si comporta così nei confronti di chi ti paga milionate di euro per giocare a calcio. Ok? Questa è la mia opinione. Poi pensatela come volete, scrivetemelo nei commenti. Io accetto qualsiasi tipo di interpretazione, però questa è la mia idea.